Ciao a tutti ragazzi, io sono Mirko del gruppo Carmeli ed oggi scopriamo la nuova Nissan X-Trail e-Power. Il nuovo X-Trail è il Family SUV, 7 posti, una rilevante altezza da terra che evidenzia la sua vocazione da fuoristrada, ampi spazi per i bagagli, è lungo 4,68 m, ha un passo di 2,70 m, alto 1,72 m e largo poco meno di 2 m. Partiamo dalla grande griglia anteriore con finitura nera lucida e cromata, che si unisce con i fari, che hanno subito un cambiamento stilistico rispetto al modello precedente. Nella nuova versione infatti li troviamo divisi. In alto troviamo le luci diurne a LED e la freccia con indicatore dinamico. In basso invece troviamo i proiettori veri e propri, anch'essi a LED. Spostandoci sulla parte inferiore troviamo questo skid che richiama il mondo dell'off-road, dettaglio che continua sulla minigonna che ci lancia sul paraurti posteriore. Notiamo i nuovi fari con design boomerang ad effetto 3D che si estendono fino alla fiancata seguendo questa linea che termina sulle porte posteriori. Proseguiamo con queste belle sagome disegnate sul baule ed il paraurti, nero e con lo skid che ha una finitura cromata. Bello anche lo spoiler sulla parte alta del posteriore. Lateralmente notiamo i passaruota con una nota decisamente off-road e dei cerchi in lega da 20 pollici. Concludiamo gli esterni evidenziando la tinta della carrozzeria two-tone, il tettuccio panoramico apribile e le barre longitudinali. Passiamo ora agli interni. Il nostro X-Trail è equipaggiato con questi sedili in pelle premium che hanno veramente delle belle finiture ed un bel carattere. Troviamo poi la pelle che ricopre tutto l'abitacolo con una sensazione di qualità elevata. Volante in pelle con comandi multifunzione. Quadro strumentazione e dell'infotainment da 12,3 pollici. Sul tunnel centrale notiamo questa bella rifinitura, la leva del cambio che deriva da aria ed il rotore che permette di impostare diverse modalità di guida, tarando in diverso modo sospensioni, trazione e motore. Non possiamo poi non notare l'impianto Bose con ben 10 altoparlanti. L'infotainment ed i servizi di sicurezza alla guida sono veramente completi. Abbiamo tutta la suite di Nissan Intelligent Mobility ed il ProPilot. Ora saliamo dietro, dove sicuramente lo spazio non manca. Si vede che questa auto è stata studiata per la famiglia. I sedili posteriori sono anch'essi riscaldabili. Notiamo poi queste due prese per la ricarica, una USB tradizionale e una di tipo C, e le tendine sui finestrini laterali. Concludiamo poi il tour degli interni con una serie di vani portaoggetti sparsi per tutto l'abitacolo. Passiamo ora al motore. Sotto al cofano troviamo un motore 1.5 turbo da 158 cavalli, il quale alimenta la batteria agli ioni di litio e i due motori elettrici presenti in questo caso perché la nostra X-Trail è dotata della trazione integrale e-Force. La potenza complessiva è di 213 cavalli con una coppia di 330 Nm sulle ruote anteriori e 195 Nm sulle ruote posteriori. Garantiscono all'X-Trail e-Power di scattare da 0 a 100, pensate, in 7 secondi. Benissimo ragazzi, siamo giunti alla conclusione di questo video di presentazione del nuovo Nissan X-Trail e-Power. Mi raccomando, iscrivetevi al canale per restare aggiornati sulle ultime uscite. Ciao e alla prossima!